and Sadhguru, a very warm welcome. It is a great privilege. È un grande privilegio di dare il benvenuto al Primo Ministro e a Sadhguru oggi all'evento Salva il Suolo qui a Delhi come parte del viaggio da motociclista solitario di Sadhguru attraverso il mondo per l'appello a salvare il suolo. Benvenuto Onorevole Primo Ministro e Sadhguru. Come ho detto, è una giornata importante nel viaggio di 100 giorni di Sadhguru per il movimento Salva il Suolo, per accelerare il sostegno da parte dei cittadini e dei governi per rivitalizzare il suolo. Abbiamo sia Sadhguru e il Primo Ministro qui e vorrei chiedere ai nostri campioni nostro campione del suolo, colui che non ha bisogno di nessuna introduzione, di condividere con noi le sue perle di saggezza. Janati tav jananam kala na janati tav samapanam drushto maya tav mahakarah yogeshwara kala kala Yogeshwara Kala Kala. Namaskaram and Namaskaram. Benvenuto più caloroso al nostro amato Primo Ministro. And many other ministers, cabinet ministers. Ci sono molti altri ministri, inviati. Eccellenze, Namaskaram a tutti voi. Soprattutto anche i fantastici volontari che mi hanno sostenuto in ogni chilometro. In quanto esseri umani, siamo qui su questo pianeta, in termini di vita del pianeta, per alcuni istanti. Tuttavia, quanto siamo potenziati che possiamo addirittura mettere in pericolo la vita sul pianeta. Questa potenza è il picco dell'evoluzione, quello che siamo. Siamo il fiore dell'evoluzione. Siamo la conseguenza di ogni altra creatura che è cresciuta su questa terra, su questo pianeta. Ma avendo questa intelligenza, così tante capacità, se non funzioniamo in modo consapevole, se non funzioniamo con responsabilità, la nostra intelligenza e le nostre capacità si rivolgono contro di noi. È questa la questione del degrado del suolo. È accaduto così come danni ambientali, non perché c'è qualche forza cattiva da qualche parte che vuole danneggiare il pianeta, è stato tutto cercando la felicità e il benessere umano. Quindi questo è il caso del coltivatore di patate che voleva mangiare i mango, andò all'albero dei manghi, ma per abitudine cominciò a scavare cercando manghi, siccome non li trovava. Si arrabbiò moltissimo e continuò a scavare, scavare, e tutto a un tratto gli cadde in testa l'albero. Questo è il caso dell'umanità ora. Ci troviamo qui.
Ognuno di noi, consapevolmente o inconsapevolmente, siamo partner di questa distruzione. L'unica via d'uscita è che tutti noi dobbiamo far parte della soluzione, non c'è altro modo. Su questo punto di partenza è nato il movimento Salva il Suolo negli ultimi 2 anni e mezzo, parlando con tantissimi ministeri dell'agricoltura. Sono rimasto scioccato vedere che molti ministri, l'85% delle persone, si rivolgono al suolo come a una sostanza inerte che si può risolvere aggiungendo o togliendo sostanze chimiche. In questa cultura abbiamo sempre visto il suolo come, come nostra madre. Non possiamo avere una madre inerte o morta, abbiamo bisogno di una madre vivente che sosterrà le generazioni future. Le generazioni future non vengono dal nostro corpo, vengono dal corpo di suolo e prosperano. Sfortunatamente siamo arrivati a questa minaccia, ma per fortuna ci troviamo in un momento del tempo che se agiamo adesso in un certo modo, non ci vuole una scienza incredibile per risolverlo, né in finanziamenti enormi. Bisogna andare nella direzione giusta. È un approccio giusto, un approccio risoluto verso questa soluzione e possiamo risolverlo, specialmente nel nostro paese in cui il 60% della popolazione è impegnata in attività agricole. Con 12.000 anni di storia di agricoltura nel nostro paese, dove l'agricoltura è accaduta così a lungo, ma per 12.000 anni abbiamo gestito bene i nostri suoli, e solo negli ultimi 45 anni che questo è accaduto. Probabilmente è stata la paura delle carestie degli anni 40 e queste carestie le abbiamo combattute con delle misure di urgenza che hanno funzionato in molti modi, perché l'aspettativa di vita era di 28 anni negli anni 30, quindi nessuno di noi sarebbe vivo ora. Adesso siamo arrivati a 64-65 anni, che è un bel risultato per qualsiasi nazione. Siamo arrivati a questo punto, ma i passi che abbiamo compiuto in questa emergenza per superare queste carestie avremmo dovuto interromperli a un certo punto. Sfortunatamente abbiamo continuato con questa velocità, provocando questi danni. Adesso però possiamo ribaltare questa situazione. Dalle mie conversazioni con il primo ministro sappiamo che anche lui ha questa preoccupazione a cuore, ma noi come cittadini di questo paese abbiamo la necessità di farci sentire, perché questi passi richiederanno 10-20 anni forse per ribaltare completamente la situazione. Quando un governo deve prendere impegni di questo tipo senza l'impegno, il sostegno dei cittadini, nessuna nazione può farlo, perché i mandati dei governi durano 5 anni, quindi mandato di 5 anni e politiche di 20 anni. È un po' una difficoltà per una serie di ragioni. Quindi è molto importante che le persone sostengano questo movimento. Non è una protesta, non è un'agitazione, non è un'espressione di rabbia o di risentimento. È un'espressione del nostro amore, della nostra responsabilità per la vita che siamo e la vita che ci circonda e la vita che dovrebbe essere oltre di noi. Questo è molto importante. Al momento stiamo minacciando le generazioni future. Ogni scienziato responsabile sta sottolineando che fra 60 anni circa il 90% del soprassuolo sarà degradato nel mondo. Questa non è una predizione bella. Si può ribaltare la situazione con le politiche necessarie e non ci vogliono investimenti incredibili, ci vuole azione determinata. Sono sicura che l'India ne è assolutamente capace, sotto la leadership capace. Siamo sufficientemente competenti. Non è una situazione disperata, quindi è una situazione in cui tutti noi ci dobbiamo un po' stringere la cintura e muoverci, andare nella direzione della soluzione piuttosto che muoverci verso il problema. A parte questo, quello che ho visto nel mondo, ovunque ho viaggiato negli ultimi 2 anni e mezzo, incontrando molte persone, ministri dell'agricoltura e molti burocrati,
Tutti conoscono il problema. Tutti in generale conoscono anche la soluzione, quello che ho capito. Tutti conoscono il problema, tutti conoscono la soluzione, ma aspettano che qualche sciocco se ne faccia carico. Eccomi, ho pensato. Perché il problema è conosciuto da tutti, le agenzie delle Nazioni Unite lo sanno, la maggior parte dei paesi lo sanno, ma in qualche modo c'era un silenzio. Negli ultimi 75 giorni, per fortuna, mi trovo dopo 75 giorni a New Delhi, è un grande privilegio. Negli ultimi 75 giorni, 74 nazioni si sono unite al movimento Salva il Suolo. 2,4 miliardi di persone hanno espresso la loro preoccupazione per il suolo per la prima volta. Quando le persone lo vogliono, come è possibile fermarlo? Accadrà sicuramente. L'aspetto più importante di questo movimento Salva il Suolo è che non è contro nessuno, non è contro nessuna industria, non è contro nessuna lobby, nessuno. Ho parlato alle industrie di pesticidi, fertilizzanti, mi dicono sei contro noi, dico no, sono contro il suicidio, non sono contro nessun altro luogo, nessuno deve dire agli agricoltori come lavorare, vogliamo semplicemente che il suolo sia vivo, che sia ricco. L'agricoltore è contro il suolo ricco? No. Semplicemente l'agricoltura è stato un settore così fragile, ha bisogno di incentivi e la maggior parte dei coltivatori a questo punto risponderebbero in molto positivo. Ne siamo sicuri perché abbiamo parlato moltissimo con la comunità degli agricoltori in tutto il mondo e abbiamo visto che tutti sono assolutamente positivi in questo senso. Hanno bisogno di un sostegno con degli incentivi, non costa moltissimo in questo paese. Qualcosa di semplice come riportare le colture di copertura, come faceva parte della nostra cultura fino a 45 anni fa. Questo farà di nuovo crescere il contenuto organico nei 4-8 anni. Solo le colture di copertura lo potranno fare perché produrranno questa copertura di humus. È un approccio molto semplice, se vuoi farlo in modo più aggressivo potrebbe costare di più, ma facendo nel modo più semplice con queste colture di copertura, perché lo dico? Perché adesso è maggio, se voli sull'India vedrai che a parte alcune regioni ci sono moltissime zone che sembrano un deserto, l'India non dovrebbe sembrare così, in qualsiasi regione ci dovrebbero essere foglie verdi. Era così in India, era così che la saggezza dei coltivatori funzionava, però abbiamo interrotto queste pratiche, invece di cercare il colpevole, cercare chi ha causato il problema, tutti noi siamo il problema e tutti noi dobbiamo diventare la soluzione. Vi ringrazio. Ancora una volta, signor Primo Ministro. Se posso dire, il primo ministro si occupa dell'alleanza solare e dopo aver parlato con diversi leader nel mondo mi rendo conto che l'India e il primo ministro potrebbero avere la leadership della rigenerazione del suolo in India ma anche nel mondo. La leadership globale per il ripristino del suolo iniziando con il G20 di cui avremo la presidenza nell'anno prossimo. Grazie mille. Grazie Sadhguru per queste parole illuminanti. Il movimento Salva il Suolo ha già toccato 2,5 miliardi di persone e 74 nazioni si sono accordate per contribuire. Questo movimento ha unito il mondo, una missione che ha portato insieme le persone in tutto il mondo per rivolgersi a questo problema che ci riguarda tutti, ognuno sulla terra.
Il suo messaggio è semplice: salvare il suolo è necessario per mantenere la vita su questo pianeta. Come occupanti di un pianeta condiviso, abbiamo l'opportunità unica di far parte della soluzione a crisi come l'estinzione del suolo e la desertificazione. Vi presentiamo adesso un video che spiega la scienza dietro la campagna Salva il suolo. Quello che stiamo affrontando è l'estinzione del suolo. In molti paesi più del 50% del sovrasuolo è scomparso. Ogni scienziato responsabile al mondo afferma chiaramente che nel 2045 produrremo 40% di cibo in meno. 300.000 coltivatori si sono suicidati. Che altro ci vuole per svegliare l'umanità? La FAO afferma che il cibo che mangiamo appartiene al bambino non ancora nato. Mangiare il bambino, il cibo di quella vita, è il modo peggiore di comportarsi. Tutta la comunità scientifica afferma che il 3% è indispensabile per mantenere il contenuto organico nel suolo. Una politica basata sugli incentivi, che se raggiungi il 3% di contenuto avrai un certo incentivo. Ladies and gentlemen, as I mentioned, signori e signori, come ho detto prima, diversi anni fa l'onorevole primo ministro Sri Narendra Modi aveva lanciato uno schema mondiale per aiutare i coltivatori a prevenire il degrado del suolo. Il primo ministro, la sua visione, la sua anticipazione a questo sforzo globale per rigiovinare il rigiovenire il nostro pianeta è eccezionale. Vorrei chiedere all'onorevole primo ministro dell'India, Sri Narendra Modi, di rivolgersi a questa assemblea. Namaskar a tutto il mondo per la giornata mondiale dell'ambiente. Oggi Sadhguru e la Fondazione Isha meritano anche le nostre congratulazioni. La sua organizzazione, Sadhguru, ha lanciato la campagna Salva il suolo nel mese di marzo. Ha viaggiato attraverso 27 paesi e oggi, il 75esimo giorno, è arrivato qui. Mentre il paese celebra il 75esimo anno dell'indipendenza, oggi facciamo dei nuovi impegni nell'era Amrit. I movimenti cittadini di questo tipo sono diventati molto importanti. Amici, ho un senso di felicità che negli ultimi 8 anni questo tipo di progetti che sono in corso, qualsiasi siano, tutti riguardano la protezione dell'ambiente. Come il programma Svachabara a Binyam, che si tratti della costruzione di impianti di purificazione nelle città o il divieto della plastica monouso, che si tratti del programmi come Namami Gange, i programmi di energia solare per aumentare l'etanolo, gli sforzi per la protezione dell'ambiente sono stati multidimensionali e l'India
fa molti sforzi. Il mondo si preoccupa del clima. Noi non abbiamo un ruolo in questa distruzione. L'India non è responsabile di questo. I paesi grandi e moderni del mondo non solo sfruttano le risorse del pianeta, ma sono anche responsabili per le emissioni di anidride carbonica. La media di emissioni di anidride carbonica pro capite è di 4 tonnellate, mentre in India la stessa impronta l'anno è quasi di mezza tonnellata. Una differenza notevole fra 4 tonnellate e mezza tonnellata. In India stiamo lavorando non solo nel paese ma anche all'esterno con un approccio olistico verso l'ambiente. Sadhguru ha appena menzionato la nostra leadership, la costruzione dell'Alleanza Solare Internazionale. L'India si è impegnata che nel 2070 raggiungeremo l'obiettivo zero. Amici, il suolo per noi è un elemento fondamentale. Lo mettiamo sulle nostre fronti, ci cadiamo, ci giochiamo e ci cresciamo. Noi lo onoriamo. Dobbiamo riconoscere quanti danni vengono fatti dal suolo per mano dell'uomo. C'è una mancanza di comprensione. Sadhguruji lo ha detto, tutti sanno quale sia il problema. Quando ero bambino c'era una lezione nell'abecedario insegnata. Io ho studiato in Gujarati, l'avete probabilmente letta nelle vostre lingue. Da qualche parte c'era un sasso per la via. Le persone camminavano per strada, alcuni si arrabbiavano, alcuni la colpivano. Tutti dicevano, guarda, chi ha messo questo sasso? Da dove viene questo sasso? Nessuno capiva, deve venire un Sadhguru a toglierla. Nella nostra tradizione, quando parliamo di Duryodhana, significa conosco la religione, ma non posso seguirla. Conosco la verità, ma non posso camminare il cammino. Quando queste tendenze crescono nella società, quando avviene una crisi, allora una campagna collettiva deve essere trovata per risolvere i problemi. Sono contento che negli ultimi 8 anni il nostro paese abbia lavorato senza sosta per mantenere vivo il suolo. Ci siamo focalizzati su 5 cose. Primo, come mantenere il suolo libero da sostanze chimiche. Poi,
che gli organismi che vivono nel suolo, che nel linguaggio tecnico viene chiamato sostanza organica, come mantenerli? E terzo, come mantenere l'umidità del suolo? Come mantenere la presenza d'acqua? Quarto, come riparare i danni fatti al suolo per mancanza di nappe freatiche? E quinto, copertura arborea. Come interrompere l'erosione continua del suolo a causa della deforestazione? Amici, avendo in mente tutte queste cose, il cambiamento più importante che ha avuto luogo nel paese negli ultimi anni è nelle politiche agricole del nostro paese. Prima i coltivatori non avevano informazioni sulla qualità del suolo, ciò che mancava nel suolo di questo paese, quanto era grande la deficienza di questo o di quell'altro. Per risolvere questo problema c'è stata una grande campagna, abbiamo distribuito queste carte per la salute del suolo. Il governo Modi ha distribuito queste schede, tuttavia non c'è stata attenzione da parte dei media. Ne sono state distribuite più di 22 milioni. Non solo. Queste schede sono state fornite in tutto il paese, ma è stata anche creata una rete importante di campagne di test del suolo. Oggi milioni e milioni di coltivatori usano fertilizzanti e micronutrienti sulla base delle informazioni contenute in queste schede. Questo ha fatto risparmiare 8-10% degli investimenti ai coltivatori e la produzione è aumentata del 5-6%. Questo significa che il suolo diventa più sano e la produzione aumenta. La copertura di neem nell'area dell'urea è stata molto utile al suolo. Anche promuovere la microirrigazione ha permesso di rendere più stabile la salute del suolo in diversi stati. A volte succede. Immagina di avere un bambino di un anno e mezzo o due che si ammala, la sua salute non migliora, il peso non cresce, anche l'altezza rimane stabile. Qualcuno dice alla madre, prendetene cura. Allora lei ha sentito che il latte fa bene per la salute, allora comincia a dargli un bagno con 10 litri di latte. La salute migliorerà? Una madre sensata darà latte in piccole quantità, a intervalli regolari, 2 volte al giorno o 5 volte al giorno dirà latte in piccole quantità col cucchiaino. Questo vale anche per i raccolti. Se inondiamo i raccolti con l'acqua, questo non darà un buon raccolto. Non funziona così. Se una goccia migliore raccolto. Anche una madre analfabeta non farà il bagno con 10 litri di latte a suo figlio, ma noi persone ben istruite semplicemente inondiamo i campi d'acqua. In ogni caso, dobbiamo continuare a fare degli sforzi per far avvenire questi cambiamenti. Stiamo collegando i cittadini con le campagne per i fiumi per conservare l'acqua.
Quest'anno, nel mese di marzo, è iniziata una campagna per salvare 13 importanti fiumi. In questo modo verrà ridotta l'inquinamento nell'acqua e pianteremo alberi accanto ai fiumi e si stima che la copertura di alberi dell'India aumenterà di 7.400 km quadri. L'India ha già aumentato la sua copertura forestale di 20.000 km quadrati e questo aiuterà ulteriormente. Amici, l'India si avvia con queste politiche per la biodiversità, la vita selvaggia e questo ha portato a un record nella crescita, nell'aumento del numero di animali selvatici, che siano tigre, leoni, leopardi. I numeri stanno aumentando. Al tempo stesso, per la prima volta in questo paese ci siamo uniti per far sì che ogni villaggio e città sia pulito, autosufficiente e possa avere degli introiti aggiuntivi per i coltivatori e la salute del suolo. Govardhan Yojana è uno di questi sforzi. E quando ne parlo, alcune persone diranno: cos'è questo progetto? Con questo progetto il letame, gas, biogas e altri scarti della produzione agricola vengono convertiti in energia. Se mai vai a vedere Kashi Vishwanath, vedrai a pochi chilometri dal tempio, vediamo le sostanze organiche diventano letame. Questo è molto utile nei campi, senza pressione sul suolo. Possiamo produrre a sufficienza. Per questo, nei prossimi 7-8 anni, 1.600 nuove quantità, varietà di semi verranno rese disponibili. Amici, le tecniche naturali di coltivazione sono una grande soluzione per le sfide di oggi. Stiamo creando un grande corridoio di agricoltura naturale. Abbiamo sentito del corridoio industriale, abbiamo sentito del corridoio di difesa. Adesso abbiamo iniziato un corridoio di agricoltura naturale. Questo renderà le nostre fattorie esenti da sostanze chimiche. Namami Gange è una campagna che rinforzerà in questa direzione. 26 milioni di ettari di terra brulla verranno restaurati, ripristinati. India oggi sta avviando anche nuove innovazioni per proteggere l'ambiente, perché abbiamo un'enfasi costante sulla tecnologia a servizio dell'ambiente. Il BS5 non è venuto, siamo andati direttamente da BS4 a BS6. Abbiamo iniziato uno schema per fornire delle lampadine LED in tutto il paese e per questo circa 40 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio verranno ridotti. Se tutti si uniscono, ci saranno grandissimi risultati agli sforzi di tutti per l'India. L'India sta cercando di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili.
Stiamo lavorando su degli obiettivi ambiziosi per far sì che le nostre richieste di energia vengano colmate con delle fonti rinnovabili. Abbiamo deciso di raggiungere il 0% di combustibili fossili usando le capacità dell'energia solare. Abbiamo raggiunto questo obiettivo 9 anni prima di quanto previsto. Oggi le nostre capacità in energia solare sono cresciute 18 volte. Che si tratti della missione dell'idrogeno o delle politiche di economia circolare. Questo testimonia del nostro impegno per proteggere l'ambiente. Abbiamo anche portato degli incrementi per i veicoli usati e già questo è stata una grande impresa. Amici, oggi in mezzo a questi sforzi l'India ha un altro annuncio da fare oggi e sono contento di poterlo condividere oggi. È tradizione che in India, se tocchi una persona che viaggia, avrai metà della sua virtù. Devi aver sentito questa buona notizia. Le persone del paese e anche del mondo ne saranno liete. Oggi l'obiettivo di vendere il 10% di etanolo è stato raggiunto. Sarete anche fieri di sapere che l'India ha raggiunto questo obiettivo 5 mesi prima del programma. Quanto è importante questo risultato? Potete dedurlo dal fatto che nel 2014 solo 1,5% di etanolo veniva mischiato al petrolio in India. Raggiungendo questo obiettivo, l'India ha 3 vantaggi diretti. 1, 27 tonnellate di emissioni di anidride carbonica vengono ridotte. C'è un risparmio nei tassi di cambio molto importante. E il terzo beneficio importante è per i coltivatori del paese. Per via dell'incremento dell'etanolo negli ultimi 8 anni abbiamo aumentato di 40.000 crore i loro redditi. Congratulo le persone, il popolo del paese e i coltivatori del paese per questo risultato. Amici, il piano chiamato Zero Master, su cui stiamo lavorando, svolgerà un ruolo importante nella protezione dell'ambiente. Ci sarà l'alta velocità,
il sistema dei trasporti sarà forte. Multimodal connectivity ho, 100 se jada naye waterway ke liye kaam ho. Questo anche contribuirà a ridurre l'inquinamento. Ci deve essere connettività con molti mezzi in tutto il paese. Questo servirà a molti nuovi votanti. Questo aiuterà a mantenere l'India nei suoi sforzi per la protezione dell'ambiente e a gestire il cambiamento climatico. Questi sforzi dell'India, c'è un altro lato in queste campagne di cui si parla poco, i lavori verdi. L'India sta prendendo queste decisioni nell'interesse dell'ambiente, le mette in atto rapidamente. Stiamo creando molte opportunità di lavoro verde. Questo è anche un aspetto a cui dobbiamo pensare. Amici, per proteggere l'ambiente, per proteggere la terra, dobbiamo accrescere la consapevolezza pubblica per proteggere il suolo e i risultati saranno migliori. Da parte di tutti i governi di questo paese, degli organi locali, di tutte le organizzazioni volontarie sono invitate a partecipare, anche le scuole si devono unire a questi sforzi. Celebrando i 75 anni dell'indipendenza, voglio farvi una richiesta legata alla protezione dell'acqua. Entro il 15 agosto dell'anno prossimo, almeno in ogni distretto del vostro paese, stiamo costruendo almeno 75 stagni. Stiamo creando 50.000 di questi stagni, questo per migliorare la sicurezza idrica delle generazioni future. Questo è Amrit Sarovar, aumentare l'umidità nel suolo. Questo consentirà di mantenere stabile il livello d'acqua e aumenterà la biodiversità. Come potete essere coinvolti in tutto questo è importante, pensateci. In quanto cittadini, amici, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo rapido sono possibili solo con gli sforzi di tutti. Che ruolo ha lo stile di vita in questo? Come possiamo cambiarlo? Ne parlerò stasera in un programma. Parlerò più a lungo perché ho un programma anche a livello internazionale. Stile di vita per l'ambiente è il lancio di questa campagna. Invito ogni persona che è consapevole della protezione dell'ambiente ad unirsi. Altrimenti quindi un appello globale in questo senso. Così facendo proteggeremo l'ambiente, altrimenti accenderemo l'aria condizionata e ci copriremo con le coperte e andremo ai seminari sull'ambiente. Amici, tutti voi in questo modo farete un favore all'umanità. Sadhguruji ha iniziato questo lungo viaggio su una moto. Sebbene so che abbia questo hobby da ragazzo, è molto difficile.
organizzavo viaggi e dicevo che guidare riduce la tua vita di 5-10 anni. I suoi sforzi sono notevoli. Sadhguru ha compiuto un lavoro fantastico, lavora viaggiando così a lungo. Sono sicuro che ora il mondo si sia innamorato del suolo e che ora il mondo conosca il potere del suolo dell'India. Vi auguro buona serata, vi auguro il meglio. Thank you, Prime Minister, sir. Thank you, Prime Minister, sir, for your words of wholehearted support. Per le tue parole di sostegno, di incoraggiamento e di guida. Per concludere, chiederei a Sadhguru, per favore, di dare qualche parola di conclusione. Siccome il Primo Ministro è qui, cerco di parlare seriamente, ma lui mi ha rubato il palco col suo umorismo. Che vogliamo far sì che ci sia sicurezza alimentare, migliore biodiversità, introiti per gli agricoltori, riportare la vita nel suolo. Questo movimento è importante. Chiediamo al nostro Primo Ministro di prendere degli passi in questo senso. Ci ha già spiegato alcune misure. Ringraziamo molto per essere qui, signor Primo Ministro. Grazie entrambi per la vostra visione. Vi preghiamo di rimanere seduti, signore e signori, mentre il Primo Ministro e Sadhguru escono. Vi preghiamo di rimanere seduti. Grazie. Buon viaggio, Sadhguru, mentre continui a viaggiare per l'ultimo tratto del tuo viaggio di 100 giorni attraverso il Bharat verso Lucknow, Nasi, Mumbai, Hyderabad, Mysore, Bangalore e il bacino del Cauveri a Coimbatore, concludendo all'Isha Yoga Center presso la Diyogi. Grazie Sadhguru per aver preso questa missione colossale di salvare il suolo. Vi preghiamo di rimanere con voi, vi mostriamo qualche estratto del viaggio di salvare il suolo di Sadhguru attraverso 27 paesi da London, da Londra a Nuova Delhi. Vogliamo anche invitarvi ad unirvi all'evento pubblico di questa sera che sarà tenuto allo stadio Indira Gandhi dalle 6 alle 8. L'ingresso, come sapete, è limitato a coloro che si sono registrati sul sito per l'evento. Siccome abbiamo ancora qualche posto libero, se volete unirvi a voi, vi preghiamo di registrarvi sul sito salvailsuolo.co/Delhi. Adesso vi facciamo vedere questo video. Rimanete seduti, signore e signori. È un grande piacere per me che queste nazioni caraibiche si uniscano al movimento. Questo memorandum che abbiamo firmato porterà anche assistenza tecnica alla regione caraibica.